Ma voi, il petto di pollo lo mangiate così a casa vostra? Spettacolare, così. Ma lo vedete dentro come è cotto? Tiè, guarda che spettacolo, guardate, è umida, bella umida. Normalmente quando vi dicono stasera facciamo il pollo, il petto di pollo sembra una penitenza. Noi dobbiamo renderla una festa. E c'ho una dritta pazzesca per fare un petto di pollo buonissimo, umido all'interno, proprio buono, buono, buono. Ingredienti. I contorni saranno gli spinaci, la cipolla rossa, il porro, la zucca, l'aglio di sulmona, il petto di pollo così con tutta la pelle, poi la nostra Giovanna, buonissima, pane in cassetta. Poi abbiamo la salsetta, faremo con yogurt greco, limone e la menta del balcone vostro o del terrazzo mio, fate voi, burro e parmigiano. Noi mettiamo un olio buono, stavolta usiamo questo qua di Birraflea, umbro, perché abbiamo bisogno qua della serie dell'olio come ho usato, ci vuole un olio bello, pesante, pesante nel senso che sia giusto da accompagnare con le verdure e con il pollo. Iniziamo subito, che cosa? La zucca. Leviamo la buccia con coltello bello ignorante, capito? No, con la lama, quella là che si piega, un bel coltello che dice, oh, fatevi largo che ci sto io, capito, ci penso io, come quella che sfonda la porta, la stessa cosa. Prendiamo un po' di zucca, la pulisco subito qua al volo la buccia, sentite che rumore fa questa zucca? È bella, asciutta, è una bella zucca, capito? Una zucca mantovana, una zucca ferrarese, e quella alla violino, fate come volete, una zucca buona, che abbia una bella consistenza asciutta. Ah, eccola qui, bella, guardate, sentite, è bella, suona proprio vuota, sembra un cocombero, sembra, sembra un cocombero. Poi, con cucchiaio, tranquilli, sereni, quindi abbiamo detto il petto di pollo della festa, quindi non quei fettine già tagliate che poi andate a cercare, lo so, quella ultra sottile, così mi si cuoce subito, ma che te stai a mangiare? La fetta di prosciutto, troppo sottile, poi senti un po' ciancica, mastica, senti dentro che è un po' umida, e con quello non si può sentire niente, è un attimo e ti diventa una soletta qua la fetta di petto di pollo, quindi comprate il petto di pollo intero, fate tutto all'incirca della stessa grandezza, perché così avrà una cottura più omogenea, no? Gli diamo una bella precottura, così, acqua piena ebollizione, salata, quindi lei si cuoce piano piano. L'altra verdura fondamentale per questo contorno sono gli spinaci, però gli spinaci, abbiamo detto più volte, non compriamoli più in una busta, prendiamo gli spinaci, andiamo dal fruttivendolo, ci facciamo dagli spinaci, questi qua già sono lavati, tolgo la radice diciamo, questa è la parte della radice, tagliate qui vicino, sprecate meno possibile e questo è quello che avete, che vi ricavate. È normale, questi erano abbastanza puliti, se sono parecchio sporchi, tante volte sono belli sporchi di terra, voi che fate? Prima gli levate la radice e poi li mettete a bagno nell'acqua. Quante volte va lavata? Là è la noia di tutti quanti noi, perché non ci vada a lavare, ci andavo tutti di corsa. Però pensate a una cosa, ma quella busta con gli spinaci, fate una prova voi, pulite gli spinaci e mettete dentro al frigorifero, vedrete che dopo un giorno, massimo due giorni, già questi spinaci diventano brutti, non sono più croccanti. Io voglio capire, dentro quella busta, come fanno a conservarsi così tanto a lungo gli spinaci e rimangono pure, tra virgolette, belli? Quindi fatevi una domanda, date una risposta. Quindi il mio consiglio è quello, volete risparmiare qualcosa in più a casa? Perché poi, come diceva qualcuno, i spiccioli fanno i soldi grossi. Quindi se risparmiate sugli spinaci, sull'insalata, sulle cose, e vi mangiate una cosa anche di qualità superiore, avete tutto guadagnato, sia in salute e sia nel portafoglio. E sono sufficienti questi. Non bisogna essere integralisti, sappiamo benissimo che ci sono dei paesi dove fanno dei prodotti buoni e noi che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere meglio di tutti, come dei cristiani, la stessa cosa. Se uno sa cucinare però non è bravo a contare come so io, tu devi prendere meglio di me, quello che so fare. È la stessa cosa dei prodotti alimentari, sappiamo benissimo che la Grecia fa uno yogurt stupendo e noi lo useremo, useremo un bello yogurt greco, quello che vedo che è bello denso, bello compatto, che è ricco di proteine e potrebbe essere un bellissimo e un buonissimo, una buonissima salsa da accompagnare a sto bollo. Io spremo mezzo limone, poi metto il succo di mezzo limone qui nello yogurt, così, stop.
Vi piace un po' di menta, così vi ricorda vagamente lo zazzichi? Sì, a me sì, a voi pure. Allora andiamo a raccogliere la menta. Qui c'è una bella menta, vedete che non è bellissima con le foglioline tutte quante verdi, pazzesche. È una menta di casa, con le sue, diciamo, difetti, però senti un po' che profumo, tiè, guarda qua. Aspetta, camera mia, devo prendere pure il rosmarino per pollo, come fa per pollo? Vieni qua. Ecco qui, un po' di rosmarino, così profumiamo pure sto pollo. Sai, io voglio sapere i vostri commenti. Aia, ovviamente mi ci lascio orecchie attaccate alla bucanville. Allora, io vorrei sapere i vostri commenti sul petto del pollo, di come lo cucinate voi, di come vi viene a voi, se è secco, stoppaccioso, invece bello morbido, oppure tante volte mezzo crudo, no? Immagino. Io tiro giù la menta, un po' di foglioline, le rompo così, a mano, così non diventa nera. Un po' di pepe nero ce lo mettiamo, sì. Dai, un po' di pepe nero, qua, così. Un pizzico di sale. E poi lo mescoliamo. E questo già è buono, fa un po' assaggiare. Sgrassa. Ma guardate qua, vediamo un po'. Non deve essere stracotta, eh? Vedete? Perfetta, mamma mia. La tolgo, via. Così, facile, 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 vedete, con un attimo si è cotta, 5 minuti, sempre sul fuoco bello vivo, forte, ci mettiamo un po' di burro, il burro o la zucca, ragazzi, gli spinaci, lo sai come va, alla grande, noi dopo che siamo dei goderecci, e voi che mi vedete se goderecci come me, se non più di me, che fai? Ma non ci vuoi mettere qualcosa che scrocchia? Qualcosa che ti fa crunch, 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 buono, buono, buono. E mettiamoci una bella fetta di pane in cassetta. Allora, oppure il pane che va avanzato dentro al sacchettino, no? Che non vi mangiate più fresco. Lo tagliate così, levo la crosta, faccio tutti i dadini così, così. Taglio a dadini il pane, tanto lo sapete. Questo, ragazzi, è il canale godereccio, qua si gode, quindi se volete godete, ne vedete, se non volete godere andate dall'altra parte. E se invece siete rimasti qua e volete vedermi, iscrivetevi, che così, nemmeno vi disturbo, vi tiene, proprio vi suona il campanellino, tin, la nuova ricetta, e vanno andate a vedere. Senza che andate a cercare, avrà pubblicato Max qualche ricetta buona, nuova? No, vengo io da voi, che cavolo dite più? Aggiungo proprio un filo d'olio. Per aumentare, alzare il punto di fumo, già ce lo siamo detti più volte. A questo punto aggiungo il pane e lo faccio dorare bene, 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 bene. La vedete così lucida questa padella? Perché io la conservo come? La cospargo con un po' di olio, con un pezzo di carta e poi la conservo dentro una busta del pane. Guarda, non l'immondizia. Quella dell'amo, recupera la carta. Quindi così si mantiene bene, non vi si arrugginisce perché è ferro questo, però è fantastica per cuocere. Poi aggiungiamo un po' d'olio, mettiamo un po' di rosmarino. Oggi guarda caglietto piccolo, 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 piccolo. Lo sapete dov'è? Di Sulmona. Lo metto qui, guardate così. Eccolo qua, così profumiamo tutto. Ci vogliamo mettere un pezzetto di porro? Ma sì, così, grossolano, così grosso, così grosso. Ce lo vogliamo mettere? Ci vogliamo mettere un pezzetto di cipolla? Ma sì, mettiamocela, dai. Pezzo di cipolla rossa. Oh, ma voi dovete capire, il pollo che avete comprato non è quello che c'aveva nonna o zia fuori in campagna e faceva cuc 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 e andava da tutte le parti, beccava tutte le parti, il pollo con la ruspante. È un pollo, diciamo, allevato anche bene, però non c'ha quei sapori, non c'ha quella roba. Quindi, in qualche modo e maniera, aiutiamo ad essere più buono sto polletto, dai. Guardate qua che roba, eh? Sta diventando piace a noi, eh? Untarello gustosissimo. E qua il petto di pollo. Vedete che ho fatto? Allora, voi andate al macellaio e dici, senti, non te la piace con me, piace con Max, che mi ha detto da fare così. Andate là, vi fate smontare il petto di pollo. Dici, senti, perché? Allora, devo iniziare a fare una cosa. Andate al macellaio, andate al fruttarolo, che create un bel rapporto, gli parlate, gli dite i problemi vostri, di quello che mangia, di quello che mangiate, di come si deve fare. È bellissimo. E quindi gli direte pure questo. Senti, mi ha detto Max, non taglia come piatta con Max, se mi tagli il petto di pollo con tutta la pelle, perché la pelle è inutile che fate i sofisticati. Piace a tutti.
piace a tutti sentire quello scocchierello. Questo qua è l'ossicino là, se è maschio o femmina. Poi lo taglio a metà con tutta la pelle. Ecco, un po' di olio qua, così. E lo facciamo diventare bello bello croccante. La prima cosa che dovete cuocere è la parte della pelle. Poi guardate, qua c'è il filettino di pollo, io vi consiglio di toglierlo perché c'è un'altra cottura, si stacca sempre, guardate, vedete? Così, lo staccate, perché sennò vi risulterà un'altra cottura. Metteteci un altro goccetto d'olio, non fate i migragnosi, ci aggiungiamo un po' di sale, così. Ah, un po' di pepe, con calma, non vi state impazzire, piano piano, con calma. E lo facciamo diventare bello croccante. Qua, il pane è fatto. Ok, metto il pane qua dentro, guardate, perché non è finita qua, e gli facciamo prendere pure un po' di parmigiano a sto pane. Ah, come vedete, sarà buono? Ma non lo so, vediamo un po', assaggio io. Quasi già lo vedete, se fossi la bagnetta. Un po' di pepe. Il sapore del burro quanto è buono. Poi con pezzetto di carta do una pulitina qua sulla padella, li metto la wok sul fuoco, metto un pezzettino di burro, così, un altro goccetto di olio, con la zucca, il porro sapete che è fantastico, che è così, tagliato sottile sottile sottile, vai, ci mettiamo pure un po' di cipolla, che noi siamo così, noi siamo del partito della cipolla e dell'aglio, ragazzi. Purtroppo se non vi piace la cipolla e l'aglio avete sbagliato canale, mi dispiace. Poche volte non la usiamo la cipolla e l'aglio, vai. La facciamo così a spicchietti? Eh? Che fa una cosa diversa? Questo dovrebbe essere proprio una lezione di quando cuocete il vostro petto di pollo sottile sottile. Quando arriva qui, vedete che si stringe, tutto è diventato bianco e solo questa parte è rosa, fate così. Così. E guardate qua che roba, che spettacolo. Sto filetto di pollo, che ti dice? Magnane tutto. Una volta che è girato, contate fino a 30. E poi lo togliete. Vediamo un po' se è vero, eh? Costate a contare? Eccolo qua. Nel frattempo buttate la zucca. Eccola qui. Questa è una cosa, diciamo, molto rustica. Poi, lo sapete, io cucino così, in un modo rustico, semplice, senza troppi fronzoli. Eccoli qua. Rosmarino, un po' di sale. Prendiamo pure quest'altro filettino. Ah. E mo, adesso l'apriamo. Guardate dentro. Vedete che è umido dentro, quindi tu quando mangi questo non c'è bisogno subito di un bicchierone d'acqua così grosso, a mezzo litro, per mandarlo giù. Croccante fuori, dentro è buono e ti sembra sta mangiando un'altra cosa, no, quel pettaccio di pollo. Levo tutte le verdure, sennò si bruciano e danno un sapore cattivo. Allora io vi insegno una cosa, anche se poi sono più disordinato del mondo, io ho sempre una ciotolina per la roba sporca, quindi senza che vado poi a trovare il secchio, ce l'ho sempre sul tavolo, quindi c'ho una ciotolina o una bulle o una cosa rettangolare, come pare a voi, dove io butto tutta la roba sporca. Vedete adesso, guardate come si è ristretto tutto quanto il crudo. Io adesso faccio così, lo giro, guarda qua, abbasso il fuoco e lo facciamo cuocere bene adesso. Spettacolare. La zucca è pronta e me la metto qua, così, bella. Ah. Che fai, ci la metti un po' di burro? Eccolo qua. Che fai, ci metti lo spinaci adesso? Cotti direttamente qua su, così. Pure questi sono rimani sotto i denti, se senti una roba pappetta, moscia, al dente. Non voglio vedere più gli spinaci cotti nell'acqua. Eccoli qua, belli. Grattato di pepe, vai. Guardate, spengo, metto il coperchio, stop, ok, mo ci sta. Sentite come scrocchia? A Giovanna,
Senti che profumo, da affumicato, vero, leggero, cotta a lungo, prima massaggiata quando è cruda, riempita di spezie, poi la legano e la cuociono. Guardate qua che spettacolo. Non buttate la coderna, fate vedere tutto, eh? Tutto, questa la riammozzi, guarda, così. Guarda. E non va cotta? Noi la dobbiamo cuocere, già hanno cotta loro, capite? Lì già la cotta Angelo, eh? Ok? La posiziono, bene bene, la dovete trattare come se fosse tartufo bianco, cioè devi dare l'aroma che te la devi sentire sotto al naso, prima della bocca la devi sentire sotto al naso, il profumo. Eccola qua, guardate, tiè. Ah, guarda che spettacolo, tiè. Ah, e questa la mangiamo pure, eh? È venuto già sede a me. Allora, col dito, questo è cotto, perfetto. Perché, guardate, col dito io lo presso e mi respinge il dito, non va a fondo, guardate. Volete vedere un altro trucco? Guardate qua, si buca con uno stecchino al centro, la parte più grossa, e senti la punta? È cotto perché è caldo lo stecchino. Quindi, senza termometro, senza niente, questo mondo fanno nero tutti quelli che vendono i termometri e le cose, si può provare così, anche quando ci avete la carne. Sentite la cottura con le labbra, piano piano vi ci abituate, perché voi provate prima a sentire lo stecchino senza metterlo là dentro e sentite che è freddo. E poi lo sentite quando lo mettete dentro, che è bello, bello, è caldo, cambia proprio diversamente. È proprio tutta un'altra cosa. È pronto il pollo. Mo se magna, ecco qua, prima la zucca, abbondante. Bello, adesso è periodo, è buonissima. Adesso ci trovo un sacco di varietà, ci sta l'Hokkaido, ci sta quella che sta di castagne, buonissime, tutte buonissime. Guardate gli spinaci, perfetti. Guardate così. Guardate l'acqua che è uscita fuori dagli spinaci, quindi non c'è bisogno di metterli a bollire gli spinaci. O al vapore o in questa maniera, poi scegliete con l'olio, senza olio, col burro, come volete voi, però così è la maniera più buona. Sentite proprio un altro gusto di spinaci. Una nevicata di parmigiano reggiano, due crostini, che fai, ci metti? Poi prendiamo il pollo così, lo asciughiamo un po' sulla carta, in questa maniera. Ecco qua, perfetto. Gli diamo una tagliatina, no? Senti un po' che rumore. Spettacolare, così. Ma lo vedete dentro come è cotto? Tiè, guarda che spettacolo, tiè. Così. Mamma mia, ragazzi. Aspetta, guarda che bello, guarda la parte più alta, guardate, guardate, guardate che esce, ancora il liquido, guardate, è umida, bella umida. Spettacolare così, ecco qua. E poi metto la Giovanna un po' così, che va un attimo a dirgli, senti, bello polloso, io sono più buona perché sono fatta col maiale, che ti devo fare? Adesso ti do una bella botta di vita, caro polletto mio. Però un pezzettino così alla volta, vedi? Così tu prendi un pezzo di pollo, un pezzo di Giovanna. So, ti dici perché parli male? Perché mi sto sentendo male, mi sta venendo, pensa voi che state a guardare, pensa voi che state a guardare, state impazzite, state. Io mi sto sentendo male con sto cucinare e so che dopo un nuovo assaggio. Vai così. E poi per sgrassare, sta salsetta di yogurt greco, tiè, peccate questa. Tu te credi che non bevo niente? Io bevo, che stai scherzando? Non ci vuoi bere niente, qua e qua. Tiè. Una bella birretta, ragazzi. Se prendiamo questa, una blonde, si chiama Alba. Biraflè ha fatto anche le lattine, è fantastico, vedete che lattine fighe eleganti. Matteo, te possino, sei troppo forte. Che bella. Poi capito, guardate questa schiuma bella compatta. Oh, tiè, guarda qua che roba. Guarda, ancora rifermenta dentro alla lattina. Ah. Prendo un po' di Giovanna. Che mi mangio? Un pezzo di spinaci? Sì, è così, vai. Un po' di zucca?
Così. Mamma mia. Una bontà, non potete capire che spettacolo. Farete un figurone. Non vi vergognate di che vi faccio il petto di pollo, perché vi faccio il petto di pollo alla Max, diglielo. Metteci una pezza. Pazzesco, quanto è buono, mi è venuto perfetto.